tutti, io sono Gianina e benvenuti sul mio canale. Oggi finalmente vi riporterò tutta la storia sulla mia addominoplastica. Credo di aver detto bene perché l'ho appena fatto in rumeno e quindi magari ancora ho qualche parolina in rumeno. Ok, iniziamo un po' con tutto il mio percorso così capite o magari le persone che non mi conoscono capiscono veramente il mio percorso. A gennaio del 2017 ho iniziato il mio percorso di dimagrimento. Ho preso una laurea, ho preso un master in alimentazione, adesso sono al secondo master in dieta, scienze dell'alimentazione e dietetica applicata, quindi ero pronta a mettere in pratica le mie conoscenze sull'alimentazione. Come è iniziato tutto? Sono arrivata a pesare 130 kg, cosa inverosimile, nel senso che era una cosa che non avrei mai creduto che potessi mai arrivare, essendo stata una ragazza comunque sempre un po' robusta, però che ho fatto sempre sport, che comunque avevo cura di me, però 130 kg erano veramente troppi. E quindi il mio percorso doveva iniziare a tutti i costi. Mi ricordo che il primo gennaio stavo in giro e mi sono sentita male. In quel momento ho avuto un po' un mancamento, un giramento di testa. In quel momento ho visto così tutta la mia vita passarmi per un secondo in testa e ho avuto veramente paura di non poter essere vicino ai miei figli, paura di lasciare i miei figli, paura di essere un peso per la mia famiglia. E è lì che è scattato tutta proprio la mola, bam, e ho detto no raga, cioè io ho studiato, ho le capacità, ho tutti i mezzi per mettere in pratica ciò che so. Quindi il 2 gennaio del 2017 mi sono messa a dieta e ho iniziato il mio percorso. Mi ricordo che all'inizio giustamente ho messo in pratica le mie conoscenze, però man mano che il tempo passava e che poi è diventata dieta Gianina, ho sviluppato un programma di un mese, poi dipende anche le persone che rimangono con me, i problemi che hanno, in cui si va passo per passo, una settimana in un modo, una settimana in un altro, una settimana. Questo anche per educare il nostro cervello, per farci abituare a una situazione nuova in cui il nostro corpo si deve abituare, e non solo il nostro corpo, ma molto importante la nostra mente, perché vi posso assicurare, le persone che sono sovrappeso, obesi, che hanno problemi di peso, quando si mettono a dieta è una cosa atroce, è una cosa atroce non avere il sostegno, non avere il sostegno della famiglia, non, cioè sentirsi soli in una lotta del genere. Lo so che tanti direte, ma che stai dicendo, il cibo ci puoi fare? No, perché è una dipendenza, il cibo è veramente una dipendenza e le persone dipendenti da cibo hanno bisogno di sostegno psicologico, morale, di tutti i sostegni di questo mondo. Ecco perché io ho trasformato dieta Gianina non solo semplicemente tieni la dieta e ci vediamo tra un mese, ma io sono lì tutti i giorni, a colazione, a pranzo, a cena, dove divento anche stressante, tra virgolette, e ti chiedo cosa hai mangiato, mandami la foto, cosa fai oggi, cioè comunque è un rapporto in cui io ti seguo, ti sto vicino, perché solo chi veramente ha passato questo può capire quanto è frustrante stare a dieta da soli. Quindi la mia dieta non è semplicemente, come vi dicevo, una dieta, ma è Gianina sta con te quando hai bisogno, ma anche quando non hai bisogno. Io sono lì come il grillo parlante, a starti vicino, ad accompagnarti verso i tuoi obiettivi. Torniamo a me, perché oggi si parla di me.
Allora, ho iniziato la dieta il 2 gennaio del 2017. Vi posso assicurare che per 3 mesi io non ho mai sgarato perché ero talmente motivata, talmente concentrata sull'obiettivo che non ho voluto sgarare. Avevo perso su 3 mesi circa 24 kg, quindi ero boom, cioè. Poi ho iniziato a inserire gli sgari. Dopo circa 8 mesi mi sono iscritta in palestra e lì è stato l'apogeo perché mi è cambiato tutto, ragazzi. Cioè, la palestra ti fa cambiare. La palestra non serve, ma parliamo di palestra. Io ho fatto, adesso no perché devo stare ferma, però pesistica. Per me alzare il peso e sentire il dolore, ma è un dolore, cioè, non so spiegarvelo. È quasi eccitante sapendo che quel dolore porta a un aspetto migliore. La palestra dà disciplina. La palestra mi ha fatto, perché vi posso assicurare che non è stato facile il mio percorso, come credo il percorso di tante persone che si mettono a perdere peso. Non è che, oh, bebè, ci mettiamo a dieta! No, c'hai crisi di nervi, di fame nervosa. Ci sono stati giorni in cui svuotavo l'armadio, ma è importante una cosa sola: non vomitare e non fare la fame il giorno dopo. Ma dire, ok, dire a se stessi, ok, oggi ho avuto un momento di debolezza, domani ricomincio da capo. Significa che domani dieta con 4-5 passi, quello che è ritorno sulla strada giusta. È normale avere momenti di debolezza, siamo esseri umani, non macchine, però il segreto sta nel non peggiorare, no? Non sgarrare oggi, domani, dopodomani, ma riprendersi, riprendersi. E fin quando non ci abituiamo, fin quando non educhiamo noi stessi e il nostro cervello. Mi sono iscritta a palestra, il mondo si è aperto. Vi posso dire anche che la palestra da sola non basta per dimagrire, quindi devono essere così insieme: alimentazione e palestra. La palestra aiuta a modellarsi, aiuta ad accelerare il metabolismo, aiuta ad alzare quel culetto, a fare il fisichetto. Cioè, raga, ma di che stiamo parlando? Cioè, la palestra è un mondo fantastico per chi entra dentro e riesce a capire, perché non è che deve diventare un'ossessione, però ti aiuta a essere più disciplinato. Allora, a novembre del 2018 ho avuto l'intervento di addominoplastica in Romania, a Bucarest. Perché ho scelto lì? Perché costava. Allora, ho fatto l'addominoplastica circolare e le braccia qui, il costo è stato da circa 4.000 euro. Vi devo dire che mi sono trovata da Dio, perché ho cercato il medico migliore. Ho trovato, si chiama Carmen Giuglia, se volete vi lascio nell'info box. Vi posso assicurare che è pazzesca. Devi restare almeno 3-4 settimane lì, perché comunque c'è un percorso post-operatorio. A me è successo questo, vi racconto cosa mi è successo, perché così almeno chi farà questa cosa non faccia gli stessi errori che io ho fatto. Ho fatto l'intervento a 5 ore e mezza, mi sono svegliata, mi sono sentita un po' male, mi veniva da vomitare. Dopo un paio di ore circa sono riuscita a vomitare e da quel momento mi sono sentita da Dio. Sono rimasta una notte e un giorno in clinica, dopodiché sono tornata a casa. L'unica cosa, quando sono tornata a casa, non sono riuscita a dormire da nessuna parte del lato del fianco, perché comunque essendo tagliati intorno è un po' più difficile, però alla fine sono riuscita. Il giorno dopo, cioè, io non avevo nessun tipo di dolore, cioè l'unica cosa era che mi infastidiva proprio la posizione, ma mi tirava più che altro. Dopo 2 o 3 giorni, cioè, io non c'avevo paura, stavo in piedi, e il mio errore è stato quello di non stare buona e tranquilla a letto.
Ho cominciato ad andare per i negozi perché mi sentivo troppo bella, troppo figa, troppo magra, troppo bella. E ho cominciato ad andare nei negozi a comprarmi le magliette attillate, il vestito a tubino. Cioè, è stata una settimana pazzesca della mia vita. Perché, ragazzi, non c'avevo più la pancia! Cioè, è stato fantastico, cioè, non avere quel. Cioè, non avevo, cioè, tanta pancia, però avevo quel grumo, quella. Così di pancia che mi usciva dalle mutande. E non averla più, cioè, è pazzesco, è una cosa. Ti fa rinascere, ti fa sentire. Più forte, più bella, cioè non ve lo so spiegare, però è una sensazione stupenda. E è successo che dopo circa 10 giorni dall'intervento mi sono sentita bagnata dietro alla schiena, perché vi ripeto, il taglio è circolare, quindi tutto il tronco del nostro corpo. Ho chiamato immediatamente, premetto, facevo medicazioni ogni 2 giorni con la dottoressa stessa, quindi molto molto professionale, una persona molto empatica che è riuscita sempre a mettermi a mio agio, riuscivo a parlare con lei tranquillamente senza avere quel timore che sapete che normalmente si ha con i medici. Dopo questa cosa l'ho chiamata, era di domenica. Pensate, lei stava di guardia in ospedale e mi ha detto: non ti preoccupare, prendi il taxi e vieni in ospedale perché può succedere. Mi ha spiegato che una volta che il nostro corpo viene mutilato da questo tipo di intervento molto invasivo, in cui c'è l'apertura, vabbè, non mi metto qui a spiegarvi perché si alza la pelle, il corpo nostro va in difesa e crea più liquido linfatico per ripristinare ciò che. Quindi il liquido che io perdevo non era infezione, ma semplicemente liquido linfatico, quindi acqua, cioè era trasparente. Solo che era davvero tanto, perché per altri 10 giorni sono stata con un pannolino, cioè non con uno, lo cambiavo tipo 2 volte al giorno perché mi si bagnava proprio, cioè era bagnato e mi ha fatto aumentare il consumo di acqua, l'alimentazione molto pulita e mi si sono aperti 3 punti dietro alla schiena e da lì che usciva questo liquido. Ha lasciato che questo liquido, senza cuscirmi di no, uscisse e facesse il suo percorso, quindi è stata questa la cosa più brutta e negativa che ho subito, diciamo così, questa perdita di liquido che era fastidiosa. Quindi il mio consiglio è: fate un intervento, state bene fermi a letto anche se non avete dolori. Dopodiché, dopo 10 giorni circa mi ha rimesso in sala operatoria per essere ricucita tutta la parte dietro, quindi sono stata ricucita dietro. Ho continuato a perdere quel liquido per un'altra settimana circa, dopodiché è sparito. Prima di partire, alla fine sono rimasta 5 settimane in Romania, però vi ripeto, è stata colpa mia perché non sono stata buona e calma a letto, ma ho girato come una matta, ho faticato, ho camminato, eccetera, eccetera. E prima di partire mi ha tolto 2 punti e me ne ha rimessi altri 2 che si erano aperti di nuovo, quindi evidentemente è proprio la mia pelle, la mia carne che ha questa tendenza a non reggere quei punti. Me ne ha rimessi altri 2 e mi ha detto: li toglierai tra 3 settimane in Italia. Tornata in Italia, dopo una settimana mi si sono rotti di nuovo. Ahimè, non voglio stare quei punti là, quindi è rimasta in apertura 2-3 cm. Sono andata al pronto soccorso e il medico del pronto soccorso mi ha detto: visto che sei stata cucita 3 volte, inutile che te ricuci un'altra volta, cercheremo di farla guarire per seconda intenzione, che significa che metteranno delle sostanze e faranno chiudere da sola questa apertura. Quindi ho iniziato ad andare in ospedale a fare le medicazioni 2 volte a settimana, quindi da quei 3 cm adesso ho un buchetto piccolino da quasi 1 cm e man mano si restringerà di più.
E questa è l'avventura mia con l'addominoplastica. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di seguirmi su Instagram Dieta Gianina Italia, di visitare anche il mio sito www.giannina.it. Chi vuole essere seguito da me in Dieta Gianina, trovate le mail in info box dietagianina@gmail.com. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!